Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi parlerò, allora farò doppio video. Pomeriggio farò il video, diciamo, delle probabili formazioni di domani, del Lecce, del Bologna, Bologna-Lecce, domani alle ore 15. Invece questa mattina ora farò, diciamo, un resoconto dell'ultima giornata di campionato che è stata molto molto interessante, ragazzi. Nonostante la vittoria, siamo penultimi in classifica, quindi ragazzi siamo sempre... Però comunque abbiamo dato diciamo una botta un pochettino, diciamo, la classifica, mettiamola così. Comunque il Genova rimane ultimo in classifica perdendo la Fiorentina, comunque ha fatto un'ottima gara. Fiorentina terza in classifica. Se andate a guardare la classifica è assurda perché noi siamo a 3 punti dall'undicesimo, dodicesimo posto, ma siamo penultimo in classifica che è l'Empoli che sta a 11 punti e dodicesimo, ma siamo lì. Bologna è undicesimo a 12 punti, quindi a 4 punti, no? Dal Bologna, dal prossimo avversario, quindi immaginatevi voi un pochettino che cazzo di classifica. Comunque c'è il Monza che sta con noi a 8 punti, c'è il Venezia che vince ribaltando una partita incredibile contro Udinese che è rimasta in 10 da 0 a 2 a 3 a 2, quindi incredibile partita. Venezia abbastanza vivo, squadre materasse, non ce ne hanno, guardate il Genova perché sicuramente il Genova si rinforzerà. Vabbè, ha preso Balotelli, però voglio dire, nel senso, se sta in forma è chiaro, un giocatore che può fare la differenza se sta con la mentalità e con la cosa giusta, con la capo a posto, diciamo, mettiamola così, mettiamola. Ma sicuramente il giornale si rinforzerà. Il Verona, il Como e altre squadre, non mi ricordo che cazzo non c'è di altro, stanno a 9 punti, quindi siamo tutte là, ragazzi. Siamo il Parma, 9 punti, Cagliari, 9 punti, è vero, mi sono piano piano, mi dico, quindi stanno tutte là, da un punto praticamente stanno lì. Monza 8 punti insieme a noi, quindi secondo me fino all'Empoli che ha 11 punti, lasciamo stare Bologna sopra, poi c'è Milan, Torino, Roma, insomma, sono tutte là sopra, quelle lì lotteranno per eventualmente Champions League, Europa League, ma più Europa League, per il Milan potrebbe andare in Champions League, le altre Europa League, anche se sono sempre 5 squadre che vanno in Champions League, quindi comunque c'è un posto in più e quindi c'è più possibilità diverse squadre di andare in Champions, l'Atalanta, la Fiorentina, che comunque sono a 19 punti, sono praticamente terze in classifica. La Lazio stessa di Baroni, terza in classifica, sempre a 19 punti. Seconda Inter 21, primo Napoli a 4 punti dall'Inter che si è poco poco staccato, ma sta sempre lì a 25 punti. Sembra che stia facendo un campionato a parte, infatti sta vincendo tutte le partite. Anche con il Milan 2-0, con noi 1-0, 3-0, 1-0, 0-0, 0, subisce mai gol, fa quei gol giusti e va avanti per la sua strada per un possibile scudetto. Quest'anno di nuovo potrebbe ripetersi, quest'anno dopo lo scudetto vinto un paio di anni fa, quindi staremo a vedere. L'Inter sicuramente la giocherà, una Juventus a 18 punti che comunque anche se ha pareggiato col Parma in casa, però comunque lì sta praticamente... In realtà si è già staccata 7 punti, no? Dal primo posto, che quest'anno pure la Juventus è una di quelle che può lottare per lo scudetto. Ancora ovviamente c'è tanto tempo, è presto, diciamo, ancora per parlare, no? Cioè, quasi che si è staccata, diciamo, ancora sicuramente lotterà. Il Milan a 14 punti, deve recuperare la partita contro il Bologna. Praticamente si è staccato 11 punti ma comunque sta a 5 punti dalla Champions League. 4 perché Juventus non mi sa che sta quintultima, scusate, sì, quintultima, quinta, però ancora devo partire col Bologna, insomma ancora tutto da vedere, un campionato molto 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 equilibrato, mi sta piacendo tantissimo, quest'anno sarà veramente difficile salvarsi, 8 punti in 10 partite, quasi un punto a partita, eppure siamo in zona piena zona retrocessione, incredibile ragazzi, incredibile. Vabbè, siamo un punto dalla salvezza perché a 9 punti è la salvezza, ma quindi però per farvi capire, un punto a partita, cioè dovete fare praticamente 38 punti, quindi cioè, sarà uno, secondo me ragazzi, prima di chiudere, secondo voi avete visto un campionato negli ultimi anni così equilibrato e così complicato e difficile ovunque, sopra, sotto, perché comunque sopra ci sono diverse sorprese, anche l'Udinese stessa che ha 16 punti, comunque sta lì, e la Lazio, l'Atalanta e Fiorentina che potrebbero andare in Champions League, comunque se la stanno giocando tutte quante. Sotto c'è una bagarre di squadre, compreso il Monza, cioè noi stiamo lottando per no e Parma, Como, per non retrocedere contro squadre che, sono, cioè, che hanno molta più disponibilità economica, molta più possibilità di salvarsi noi e anche squadre
sulla carta anche più forti. Quindi, ragazzi, c'è incredibile quest'anno quanto sarà complicato, veramente difficile salvarsi. Ovviamente, aspettiamo gennaio nel mercato di riparazione. Mi auguro che arrivino gli acquisti giusti, specialmente l'attaccante. L'importante è quell'ultima partita che abbiamo vinto. Il resto non contava più di tanto perché hanno dette tante. E qui, e Giaro, e Sine, e la squadra non c'è, la squadra è così, la squadra sempaurata, la squadra qui, ma c'è cazzo in defuttivo, ma se io firmavo, vincevo tutte le partite così, ma c'è cazzo in defuttivo, arriveranno sicuramente momenti migliori, non pensiamo più a come è andata, a come non è andata. Ovviamente la difesa mi è piaciuta, l'attacco praticamente no, ha fatto tutto d'orgo, la difesa ha contenuto il Verona, e in attacco ha giocato Sdorco praticamente da solo, ma gli hanno dato un sacco di titoli possibili e immaginabili. Corvino ha fatto anche giustamente l'intervista su di lui, un predestinato ovviamente. Quindi, ragazzi, sempre solo Forza Lecce. Pomeriggio, probabili formazioni della partita domani. L'altra volta l'ho indovinata, mi sa che ho sbagliato, non mi ricordo che cazzo. Ah, Pelmar a destra, ha giocato Gilbert, però comunque. Vabbè, però ho fatto pochi errori, diciamo, la maggior parte l'ho indovinati, mettiamola così, mettiamola proprio, se vogliamo dire proprio la tutta. Comunque, ragazzi, buona festa a tutti, oggi è il 1º novembre, ovviamente, tutti santi, quindi ragazzi, oggi no, ci possiamo rilassare un pochettino, no, perché domani stiamo già pensando alla partita di domani. No, ragazzi, non ci pensiamo, godiamoci questa festa, insomma, in famiglia, che questa è, diciamo, la prima festa poi del tutto il periodo natalizio, insomma, no, come dice, da qui si parte e poi si finisce alla Befana. Quindi, ragazzi, speriamo bene, ognuni, veramente io, se guardo giocazzi, come dire, dei classifiche, dei campionati, come sta Bayern, meraggio, me faccio, però non ci dobbiamo pensare, ognuni, dobbiamo partire dalle cose positive che abbiamo visto contro il Verona, anche se non sono state tante. Quindi, ragazzi, sarà tosta quest'anno, veramente quest'anno, come ha detto ogni anno il presidente o chiunque di noi, fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata tocca all'ottamo veramente. E noi, ragazzi, tutti uniti, perché quest'anno, se ci salviamo quest'anno, ci salviamo per sempre. No, sto scherzando, perché comunque la terza salvezza consecutiva con un campionato del genere sarebbe un record mondiale assoluto per quanto riguarda noi, è chiaro, non è che sta a dico per tutti. Quindi, ragazzi, io sono vicino alla squadra, dobbiamo essere vicini tutti quanti, compatti e uniti per questo sogno, perché veramente quest'anno è un sogno più degli altri anni, è più complicato. Guarda, più complicato così non si può, di più non si può. Ciao, ragazzi.